Mentre si smonta questa mostra, riguardando queste chiese qua, mi torna in mente quello che ho letto, quello che ha scritto Tommaso Trini, no? A proposito di queste piegature. Lui dice che somigliano a dei fagotti, no? E quindi alludono al viaggio, al numerismo. Cioè, guardando un lavoro, ognuno ha una sua idea, un suo pensiero. Il bello dell'opera forse è questo. Guai a quell'opera che ti dà indicazioni precise, l'hai bruciata nel momento in cui le indicazioni precise sono state fatte. E invece un'opera che abbia la possibilità di essere interrogativa per diverse vie o diversi linguaggi e pensieri, secondo me è un'opera importante. Trini ha detto, da quel grande personaggio che è, è purtroppo la cosa più ovvia che viene a mente, cioè è quella di infagottare una cosa, che è un po' il mio pensiero, perché con lui una volta in un'intervista io disse, ho sempre pensato i nomadi che vanno in un luogo, stanno un mese e si portano i colori di quel luogo nella memoria, no? Le stelle, gli amori, i dolori, i figli, gli animali, l'ira di Dio che era in quel piccolo mondo, no? Quel piccolo mondo non scompare quando loro se ne vanno, ma come raccolgono le loro vettovaglie, così diventano i loro pensieri, si raccolgono e si mettono in un cantuccio. Poi vengono fuori nel momento in cui uno ha uno stimolo di una visione o gli racconta. Io, sai, non amo parlare del mio lavoro in termini filosofici o teorici, però capisco una cosa, che il mio lavoro si avvicina a un pensiero di un grande filosofo come Leibniz. Questa è la grande verità, perché quando lui parlava di mondi chiusi, di nomadi, di monade dove non entra luce possibile esterna, ma all'interno c'è un mondo. Beh, io ho sempre pensato che raccogliendo un paio di metri di blu oltremare racchiudevo questo mondo oltremare, capito? È uguale, era per il rosso o per tutti i colori che io uso. Il pensiero fermato al colore, poi il pensiero spazia nelle idee più assurde, sai, come se tu raccogli le tue giornate, c'è chi scrive diari, chi dipinge una cosa, o chi la pensa una cosa. Un'altra suggestione che è stata proposta in occasione di questa mostra è l'idea della luce, di questa luce meridiana che emanerebbe, come ha scritto Paolo Aita, dalle tue opere, una luce meridiana che si combina appunto all'idea del nomadismo, quindi il luogo è l'erranza. C'era un aneddoto di Matisse che diceva a un suo allievo, se vuoi dipingere un cielo mediterraneo devo usare il blu oltremare, se vuoi dipingere un cielo nordico svedese o norvegese devo usare il blu di Prussia. Tra questi due blu ci sono oceani di diversità, uno è freddo come il ghiaccio e l'altro è caldo come il nostro mare. Ecco perché io faccio uso di oltremare, forse Paolo Aita, vedendo questi colori, ha pensato a una luce meridiana, forse c'è questo suo pensiero. A partire anche proprio da questi due elementi, no? Dell'erranza e della luce meridiana, ho pensato che si può vivere a Taurianova rimanendo continuamente in movimento. No? Entrando in relazione col mondo senza alcuna difficoltà. Voglio dire, non ha più senso parlare di centro e periferia. Io però penso che questo discorso che tu fai oggi non aveva problemi, per esempio, per un artista come Gauguin, per dirti che viveva a Tahiti e le opere venivano esposte a Parigi. Cioè questa centralità che noi
contemporanee, maledettamente stiamo ingrossando le città in maniera disumana, proprio per questo fatto di avere una centralità. Per assurdo, sembra un pensiero rinascimentale, tutto al centro, i punti di fuga partono tutti dal centro. Invece, non a caso, nel dopo rinascimento, appena arriva il manierismo, incomincia a venire la perdita di centralità, la perdita di una terra piatta e l'uomo al centro del mondo, no? Comincia a venire fantasmi che arrivano dagli angoli e nasce la pittura di Caravaggio, di Pontormo, di Tintoretto, nascono queste grandi cose che sono piene di dubbi e di misteri. Per un caso assurdo, la mia opera è piena di rapporti misteriosi, no? Che sono i miei pensieri, non sono più dipinti come il Tintoretto, sono dipinti in un'altra maniera, con un altro concetto. Però questo rapporto di centralità io lo trovo attualissimo come discorso, proprio attuale oggi. E poi ti devo dire che invece è una grande fatica quella che tu mi hai detto, perché è vero che io sono errante e vado in giro per il mondo a portare le mie cose, però sono come le fatiche di Ercole, cioè mi sento un argonauta in questo senso, no? Faccio un viaggio lungo, capisci? Con grande fatica, sperando di rivedere ancora il mistero. Sì, però al tempo della globalizzazione, del mondo postmoderno, può accadere che da una parte tu fai molta fatica nel tuo muoverti, nel tuo agire, perché viviamo in Calabria, nel Mediterraneo, con tutto il carico di difficoltà, di sofferenze che conosciamo. D'altra parte però può accadere anche che il presunto centro, che la megalopoli, la grande mela newyorkese o la megalopoli del sud del mondo, San Paolo o l'estremo oriente o Tokyo, eccetera, determinino situazioni meno dinamiche di quelle che in un angolo di mondo si può produrre. Città come Pechino, come San Paolo, come New York, come Londra, ti pare strano, ma sembra tutto che sia omologato. Ma omologato non solo, omologato nel pensiero. Cioè i pittori cinesi, io ho visto dei pittori cinesi straordinari, ma che dipingono come dipingeva Andy Warhol. Cioè io preferivo forse che loro mi portavano un loro messaggio del loro cielo, perché poi io sono convinto che gli uomini somigliano ai paesaggi, no? Se tu guardi un cinese, poi guardi un paesaggio cinese, è lì, insomma, è al posto giusto, il fondo suo è quello lì, come il fondo di un ritratto può essere nero o blu. E la differenza è che se blu è mediterraneo, se è nero forse è norvegese, per dirti, no? Uguale siamo lì. Invece adesso questa grande globalità di cui tutti parliamo, tutti ci riempiamo la bocca, sta portando secondo me a una cosa pericolosissima che può essere omologati agli altri. Visto che parliamo dei luoghi dove tu hai fatto le ultime mostre, Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, Pechino, il Cairo, no? E poi Arcavaccata. Che relazione c'è? Arcavaccata è un centro del mondo. Forse, vedi, siamo noi a non renderci conto. È come l'uomo che sta al mare e non si rende conto della profondità che ha sotto. Capito? L'Arca Magna c'è un centro nel mondo, ma nessuno lo capisce, tra cui prima di non capirlo siamo noi.